nice persistent contrail on the 747. You see number 3 engine has got a contrail that's a different color. Also, look at the very close approximation of the beginning of the contrail and the end of the jet engine. This is an unusual situation that allows the passengers to actually see the contrails as they sit behind the wing of the aircraft, and perhaps even if they sit in front of the wing and just look backwards, they can see this contrail, persistent contrail, forming up very close to the engine. A normal water vapor contrail would not start appearing until sometime after the horizontal stabilizer, not allowing anyone to see the contrail. So a persistent contrail that starts just behind the engine would be visible as the passengers look out the window. L'ha fatto in italiano, che è già per essere sicuro che venga raggiunto da tutti, che venisse recepito da tutti da tutti. Niente, ci invitava tutti di abbassare le tendine e lo diciamo lo, ce lo diceva anche con una certa determinazione. Guarda che era pieno giorno, vero? Com'è? Era pieno giorno? Sì, no, era assolutamente pieno giorno, e tra l'altro il tempo, ovviamente stando sopra le nuvole, era assolutamente sereno. Niente, ha invitato tutti di abbassare le tendine, ma la cosa che mi ha, diciamo, dato più nell'occhio è che dopo l'annuncio le hostess si sono preoccupate di andare a verificare effettivamente se tutti le avevamo abbassate, ma a verificare una, un controllo, certo, come può essere un passaggio semplice nel corridoio, butta un occhio, no, hanno controllato a uno i finestrini di ognuno, che fossero effettivamente abbassati. Ci sei fatto una domanda tu? Ma a me ha dato più nell'occhio questa scrupolosità delle hostess, sì, anche con una certa prepotenza, di si infilavano fra i sedili proprio per accertarsi che fossero tutti chiusi. A me ha dato più nell'occhio quello. Devo dire che è un po' di norma far abbassare le tendine negli aerei, soprattutto intercontinentali, però di notte di solito vengono invitati, sì, i passeggeri, sì, durante la notte a abbassare le tendine per questioni di luci, di fastidio, eccetera eccetera. Di giorno non mi era mai capitato, ecco, mai, se non che dopo un po' tutti le avevamo abbassate. Io un po' incuriosito, un po' per capire perché avessero insistito in quel modo, ho tirato su leggermente la tendina e fuori ma fuori guarda, nell'anelchio ho fatto un paragone come quando tu fai una foto al traffico di notte, traffico automobilistico, lasciando l'otturatore aperto della macchina fotografica. Quindi tutte scie. Scie continue, ma infinite. Una cosa veramente da brivido. E siamo sull'oceano, vero? Sì. Eravamo sull'oceano. Direi proprio di sì. E per concludere, viaggio di ritorno. Era di notte però questa volta, però la cosa che anche lì mi ha fatto strano è che io ero con la mia telecamera, perché stavo facendo delle cose, stavo guardando delle cose, e anche lì la hostess subito mi ha invitato immediatamente a metterla via, a metterla nel portabagagli, perché interferiva con le apparecchiature di bordo. Ora, due file davanti a me c'erano due persone, una con un portatile e una con un lettore audio digitale. Loro invece non facevano rispettare. Loro tranquillamente usavano le loro apparecchiature elettroniche. Tu con la telecamera non dovevi filmare certe cose. La telecamera non si poteva assolutamente, ma mi è piombata addosso come se mi stesse guardando la signorina. Allora sono informati, queste persone sono informate di quello che sta succedendo e noi non dobbiamo sedere. Se non sono informate, quantomeno se ne rendono conto. Sicuramente, cioè, poi sai, anche loro probabilmente avranno delle disposizioni, poi non si sa se effettivamente loro si pongono delle domande o eseguono a testa bassa. Se respiro anche loro quelle sostanze, o no? Ah sì, beh, guarda, ti prendi, eh? Sì. Grazie dell'informazione, veramente, della tua esperienza, e grazie di aver contattato Radio Roma 5. Da Bologna, vero? Da Bologna in streaming. Da Bologna in streaming. Grazie, ti ringrazio, molto gentile. Ciao. Grazie a voi. Ciao.